Di Maio, ci rivediamo. Buongiorno, buongiorno al candidato ho detto politico. Vai serena, non stai serena. No, non mi dite stai serena perché proprio non ansia. No. Ecco. Vai, ho detto, vai. Vado. Ma io poi sto sempre serena, ci mancherebbe, le cose della vita. I problemi della vita sono tanti che solo con un po' di serenità li si può affrontare. Di Maio, buongiorno di nuovo. Ieri è stato il giorno della presentazione dei vostri candidati ministri. Una domanda. Lei da capo politico del Movimento 5 Stelle ha trasformato il movimento da forza di protesta a forza che vuole andare al governo, che si candida a governare il paese, quindi di forza di governo appunto. Il 4 marzo è ora o mai più, cioè questa è la volta decisiva per il movimento per andare al governo? Io credo che lo sia per l'Italia e non è che io abbia trasformato il movimento, non mi voglio prendere meriti. Le faccio un esempio, quando sono entrato alla Camera dei Deputati 5 anni fa, abbiamo provato a eliminare un po' di privilegi dalla Camera, i parlamentari si facevano rimborsare le punture di insetto e le insolazioni, ci siamo riusciti a far saltare qualcosa per 32 milioni e 300 mila euro, il punto è che dobbiamo recuperare 30 miliardi di euro di sprechi dal bilancio dello Stato ed è per questo che vogliamo andare al governo, perché dall'opposizione qualche risultato abbiamo portato a casa, però adesso andare al governo e votare per il Movimento 5 Stelle il 4 marzo significa andiamoci a riprendere 30 miliardi di euro di soldi nostri che si stanno sprecando e li rimettiamo nei servizi agli italiani e nei diritti degli italiani. E intanto ieri avete presentato appunto la vostra possibile squadra di governo, la rivediamo insieme a Segno. Esatto, allora era il Salone delle Fontane dell'Eur, i 17 ministri presentati da Luigi Di Maio, ci sono 5 donne, 3 delle quali sono nei dicasteri fondamentali. Andiamo a ripercorrere il film di ieri, quella clip che abbiamo preparato. Non un governo ombra, bensì un governo alla luce del sole composto da persone considerate patrimonio del paese intero. Così Luigi Di Maio annuncia la presentazione della sua squadra, i ministri di un eventuale governo targato 5 Stelle. Squadra di 17 nomi, la stragrande maggioranza con incarichi universitari. 5 donne in posti chiave, Emanuele Del Re agli esteri, Elisabetta Trenta alla difesa, Paola Giannetakis all'interno, Pesce all'agricoltura, Filomena Maggino, assente perché impegnata a Londra, al Ministero della Qualità della Vita e dello Sviluppo Sostenibile. Difende le scelte fatte Di Maio dalle 3 donne proposte alla guida di Interno, Difesa ed Esteri, al professore di Economia Roventini, posto per il Tesoro e fautore di una politica espansiva di investimenti, fino a Salvatore Giuliano, dirigente scolastico, proposto per l'istruzione e finito nel mirino delle polemiche per aver partecipato ai cantieri della buona scuola. Della riforma non ho scritto neppure una parola, chiarisce Giuliano, ciò che ne è uscito non ha nulla a che fare con le indicazioni che avevo dato. Due soli gli esponenti del movimento, Alfonso Bonafede alla giustizia, Riccardo Fraccaro e rapporti con il Parlamento. Noi non vogliamo distribuire poltrone. Presentiamo una squadra di governo prima delle elezioni perché vogliamo mettere le persone giuste al posto giusto. Allora, partiamo dal primo punto. Tranne Fraccaro e Bonafede sono tutti professori, sono tutti tecnici quindi. Beh, io respingo al mittente la definizione di governo tecnico per una semplice ragione. Il governo tecnico aveva un tecnico a capo. Qui a capo di questo governo ci sono io. Però i ministri sono tecnici. E i ministri non li scelti soltanto perché hanno delle competenze specifiche nei loro settori, ma perché ognuno di loro nella loro vita è stato sul campo, ha conosciuto le varie questioni ed ha una grande sensibilità e umanità. Non li definisco tecnici. Per esempio, le faccio un esempio. Però sensibilità e umanità sono doti morali. Il nostro ministro della Salute è uno scienziato che ha fatto una scoperta internazionale per diagnosticare la tiroide, però non è uno che fa il professorone, è uno che ogni giorno sta al Sant'Andrea di Roma a curare i pazienti. Allo stesso modo il professor Andrea Roventini, che è il nostro ministro proposto all'economia e finanze, è nel top 10% a livello internazionale degli economisti per pubblicazioni, ha l'età di Macron ma già scrive con un premio Nobel come Stiglitz. Queste persone qui però ogni giorno l'hanno passato a fare progetti con la Commissione Europea, con i governi di altri paesi per migliorare la qualità della vita degli italiani. Io credo di aver messo le persone giuste al posto giusto, poi lo decideranno gli italiani, ma una cosa è certa, noi siamo gli unici ad avere un candidato premier, una squadra di governo, un programma e tutte le coperture economiche al programma. Allora, gli altri non si è capito neanche chi siano i candidati premier. Restiamo perché in questo caso con questa legge che voi non avete votato, quindi non c'è l'indicazione del candidato premier, quello va detto perché io stamattina, non vorrei essermi sbagliato, però stamattina ho letto un'agenzia di Matteo Renzi che dice mi faccio da parte, il PD è una squadra. È un po' che lo dice. Sì, eh? Ma questo testimonia una cosa. Lui diceva io sono il candidato premier
e poi alla fine ha scoperto che il suo partito non lo voleva più. Nel centrodestra sono una coalizione ma ragionano ognun per sé, Salvini, Meloni, Berlusconi, Berlusconi ieri ne ha lanciato un altro. Questo è il caos in cui sprofonderà l'Italia se dovessero vincere questi qua. Ma infatti c'è chi dice che Renzi ha più sostenitori nel governo di Maio che tra i ministri del PD. Ma in però, realtà... sa perché? Allora, perché lei dice non sono tecnici, sono politici, però ad esempio il candidato ministro dell'istruzione si era avvicinato a Matteo Renzi, c'è anche una clip, lei lo sa, gliela faccio rivedere perché siamo... Era il 21 novembre 2015, Reggia di Venaria, era una manifestazione organizzata dal Partito Democratico sulla buona scuola. C'era anche Salvatore Giuliano e poi sentite il commento di Matteo Renzi, la clip la numero 18. Signor Presidente, la rivoluzione è partita dal basso e in quanto a basso me ne intendo e ascolti ancora di più le tantissime esperienze di eccellenza che abbiamo nella scuola. Noi siamo pronti a migliorare questo paese. La scuola è con lei, Presidente. Grazie a tutti. Salvatore è un nostro amico, è un consulente della Giannini. È un infiltrato. Cioè dell'ex ministra. È un consulente della Fedeli. L'attuale ministra. È un preside, secondo me anche bravo, che... sulla legge buona scuola ci ha aiutato a scrivere la riforma. Io Salvatore Giuliano, ci sono politici, però politici io Salvatore tempo, Giuliano, Salvatore Giuliano che rievoca come nome, esatto, no, li ma questa è una bravissima persona, l'ho conosciuto perché sono andato in visita al suo istituto tecnico Maiorana di Brindisi, che è un istituto innovativo, il più innovativo che c'è in Italia. E Salvatore mi ha spiegato come anche lui, nell'epoca del 40% di Renzi, faceva parte di quegli italiani che si erano invaghiti di un'idea che prometteva Renzi di cambiare tutto, la rottamazione e così via. Poi come una buona parte di quel 40% è rimasto fregato perché ha scoperto che c'era uno spread enorme tra quello che diceva Renzi e quello che faceva. Però lo sa perché l'ho proposto al Ministero dell'Istruzione? Perché io e lui abbiamo parlato e tutti e due siamo d'accordo che la buona scuola che era stata progettata nel cantiere non ha niente a che fare con la legge fatta. Lui quindi aveva, quella era buona lui la aveva, iniziale? Lui, ma si erano messi insieme tante personalità, si era detto facciamo una proposta di buona scuola e poi è uscita una pessima scuola. Salvatore Giuliano sarà il dirigente scolastico al Ministero dell'Istruzione che abolirà la buona scuola e daremo una bella lezione anche a Renzi che ha fatto un altro boomerang perché ieri ha testimoniato il fatto che quelli che stavano con lui lo hanno abbandonato e adesso vanno contro le sue leggi perché come erano state progettate non sono state attuate. Non è un consulente della Giannini o della Fedeli. Salvatore Giuliano fa formazione ai dirigenti scolastici in tutta Italia per il Ministero dell'Istruzione, non per il Ministro. Quindi è un tecnico, no scherzo, adesso non lo riapriamo. Guardi, no, no, aspetta, se lei, dipende, poi, se lei va nella sua scuola, a Brindisi, nell'istituto di Brindisi, dove addirittura le famiglie del nord iscrivono i figli al sud, in quella scuola, capirà che tutto è tranne che un tecnico per l'umanità che mette nell'aiuto agli alunni, nei metodi di insegnamento rivoluzionati. Io ho visto le cose incredibili. Ci sono pure tecnici umani, vabbè scherzo, però adesso chiudiamola no, questa cosa. No. Voglio però, c'è i una tecnici che abbiamo conosciuto noi erano appunto, alla diciamo Fornero. Lei si fa riferimento alle esperienze passate che lei non ha condiviso. Se lei non fa riferimento a quelli, possiamo definire come no, vuole. No, vabbè, la guerra delle parole diciamo è faticosa talvolta. Senta, invece qui la stampa è molto cattiva con lei stamane, dice il non premier. Solo no, vabbè, però questa è la più cattiva e noi siccome facciamo questo mestiere dobbiamo essere un po' cattivi talvolta, il non premier porta in scena la realtà virtuale dei non ministri. Mi faccia capire, queste 18 comprese lei, questa lista è diciamo non è definitiva? Cioè questa non è trattabile? Beh, i nomi sono quelli? Io ho sempre detto che se presento una squadra prima è perché voglio portare quella squadra al governo, nel pieno rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica. L'articolo 92 della Costituzione, come tutti sapranno, dice che il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio incaricato. Ora, il tema è questo. Questa sarà l'unica squadra della storia della Repubblica a poter essere votata dagli italiani, perché sarà una squadra che abbiamo presentato prima delle elezioni e domenica gli italiani ci voteranno anche per le professionalità che abbiamo messo nella squadra. Quindi sarà molto importante dire anche dopo che è l'unica squadra di ministri legittimata, cioè gli italiani non ne possono più di votare Bersani e si ritrovavano Letta, Gentiloni, Renzi, votavano Berlusconi e si ritrovavano Monti. Abbiamo voluto mantenere una promessa, ma soprattutto dare l'opportunità ai cittadini italiani di votare a carte scoperte. Da noi si vota il candidato premier, i ministri, il programma, la lista e le coperture economiche.
Però se lei ovviamente, come mi dice, rispetta le prerogative del Capo dello Stato, sa pure che tanti premier incaricati entrano nello studio alla vetrata con una lista di ministri e poi col Presidente della Repubblica, quello non ha un ruolo solo formale. Ove mai lei sarà incaricato, quei nomi il Presidente della Repubblica li può cambiare. Quello che deciderà il Presidente lo deciderà il Presidente della Repubblica, le posso dire una Quindi cosa? Quindi la lista non è intoccabile. Per me bisogna aspettare quale sarà il risultato domenica, perché dopo la presentazione di questa squadra di governo ho sentito tanti, ho ricevuto tanti feedback da tanti italiani che si stanno convincendo a votarci. Ci dicono anche, ormai votare a sinistra è un voto inutile perché il centro-sinistra è fuori combattimento. Sappiamo che per non far ritornare i governi Berlusconi, delle leggi ad personam, dei litigi tra Lega e Renzi, tra Lega e Berlusconi, scusate, un lapsus, alla fine voteremo per il Movimento 5 Stelle. Me lo dicono in tanti. Se ci sarà la maggioranza, quella è la squadra. Un'altra cosa però. Quello che deciderà il Presidente lo deciderà lui e voglio dire una cosa importante. Credo che siamo anche molto fortunati in questo momento storico ad avere un Presidente della Repubblica come Mattarella. Allora, e poi che succede? Mi è cascata la voce, va bene, adesso mi metto a cantare con questo microfono. Allora Di Maio, poi c'è un altro punto che però è un punto politico, che riguarda sempre la squadra di governo e le alleanze. Cioè se voi non prenderete il 51% dovrete avere i voti di qualcun altro. In questo caso la lista è intoccabile perché se no... Sì, la lista è intoccabile. Quindi perché... anche se lei prende i voti di qualunque... Sì, cioè loro dovrebbero accettare, altre forze politiche devono accettare in toto i suoi ministri. Non è solo una questione di correttezza verso le persone che ho coinvolto in questa squadra, è una questione di correttezza verso i cittadini. Mettiamola così, se noi domenica sera, se il Movimento 5 Stelle sarà la prima forza politica del Paese, allora sarà il primo gruppo parlamentare e in quel momento si dovrà prendere l'onere di non lasciare l'Italia nel caos. Che abbia la maggioranza relativa o la maggioranza assoluta, io ho sempre detto non vogliamo lasciare l'Italia nel caos, però cambiamo le dinamiche politiche. Cioè se si deve trovare una maggioranza per la 18ª legislatura, io dei partiti non mi fido, ma gli dico... Le poltrone dimenticatevele perché ho già presentato una squadra di governo. Parliamo di temi. Per la prima volta mettiamo al centro quelli fuori dalle istituzioni. Non lei dirà, però perché... così si è sempre fatto. E cominciamo a cambiare atteggiamento. Aspetti, cominciamo a dire che al centro mettiamo le priorità per gli italiani. Se lo chiedessero a lei, perché nel 2013 è quello che Bersani ha fatto con voi. Cioè, perché io Serena Bortone, eletta nel partito Tuzzabanchi, devo sostenere una squadra di governo che non ho? Perché devo regalarvi i miei voti? Partiamo dal presupposto che vedendo la fine che ha fatto Bersani, abbiamo avuto ragione a non fidarci di Bersani. Perché però la storia poteva essere scritta in un modo diverso. Lui non governava. Lui non governava il suo partito, tanto è vero che poi Renzi è venuto e si è comprato tutti i suoi e si è preso. Però poi avevate la possibilità di scrivere un altro capitolo di storia in quell'occasione. Noi la fiducia a Bersani non gliel'abbiamo data perché, non perché lui non ci dava un ministero, noi non gliel'abbiamo data perché non ci fidavamo. Adesso abbiamo un'altra prospettiva. Qui il meccanismo è esattamente inverso. O questi signori vengono a parlare con noi per fare un governo, o la prossima legislatura neanche parte, perderanno la poltrona e torneranno a casa, perché i numeri sono chiari. Prima, questa legge, quando è stata progettata, prevedeva di mettere insieme Forza Italia e Berlusconi dopo Forza Italia e Renzi il giorno dopo le elezioni. Continuo a confonderli, come vedete. Forza Italia e Renzi il giorno dopo le elezioni. Per fare il 51% dei seggi. Oggi il 51% dei seggi non ce l'hanno più. Forza Italia sta crollando e il PD è già crollato. Però allora c'è anche un altro tema. Lei chiede l'introduzione del vincolo di mandato, del mandato imperativo, il che vuol dire che non si può tradire il patto con l'elettore. Cioè si introduce un vincolo, un patto fra l'elettore e l'eletto. Ma in questo caso qualcuno che viene eletto dentro Forza Italia che poi sostiene un suo governo tradirebbe i suoi elettori. Attenzione. Quindi lei chiede di fare ad altri quello che non vuole venga fatto dai suoi. Attenzione. Io mi rivolgo ai gruppi parlamentari di cui, come ho detto, non mi fido e gli chiedo ai capigruppo di sottoscrivere un contratto davanti a tutti gli italiani con i punti da approvare. Vincolo di mandato, dimezzamento degli stipendi dei parlamentari, aiuti alle famiglie che fanno figli. Siamo l'ultimo paese che fa figli in Europa, la Francia è il primo perché quando ti nasce un figlio ti pagano pannolini, babysitter, asili nido e assegno di istruzione. Ma me le deve firmare il capogruppo, io non voglio alimentare cambi di casacca. Per me chi entra in Parlamento e cambia casacca però se ne va a casa. Io ho votato Forza Italia e poi mi ritrovo Forza Italia che sostiene il governo senza neanche poter entrare nella squadra di governo. Non è bellissimo, è un tradimento del patto. Sono fiducioso su una cosa, che i cittadini alla fine, per evitare questo caos che hanno ingenerato loro, le altre forze politiche, i partiti votando questa legge,
eviteranno di dare un voto inutile ai vecchi partiti e daranno un voto utile a noi per evitare il caos dopo le elezioni. Quindi sarà un ragionamento di questo genere. Beh, mi fa vedere Grillo, Senio? Allora, Grillo, Serena, Grillo è tornato a parlare, l'ha fatto dal suo blog, nel giorno in cui il simbolo del Movimento 5 Stelle non è più presente durante la presentazione dei ministri e rinnega il Vaffa. Noi abbiamo voluto un po' scherzare su queste due stagioni del Movimento 5 Stelle e mettere, come si dice in gergo, a schiaffo la stagione dei Vaffa con la nuova stagione. La vediamo insieme. La clip per la regia è la numero 19. Capisco che il senso delle parole, che sono inutili, a volte provocatorie, a volte deformi, a volte violente, a volte il mio vaffa. Gentiloni ed Ermete, andate fanculo! Il mio vaffa forse è finita l'epoca del vaffa. Devono andare dove? Fanculo! La verità, quale verità? La percezione della verità. Sto impazzendo, sto impazzendo. Non c'è più il vaffa, qual è l'altra parola d'ordine, Di Maio? Ma non c'è una parola d'ordine, semplicemente, come dicevo prima, il nostro obiettivo è andare al governo, senza tradire tutte le regole che ci siamo dati e i principi che abbiamo portato avanti. Cioè, io sono uno di quei parlamentari, insieme agli altri del Movimento 5 Stelle, a cui non si applica il vitalizio. Abbiamo rinunciato a 23 milioni e 400 mila euro. Però il vitalizio non si applicava da prima, te l'avevano abolito da prima. Il nuovo vitalizio con vitalizio mascherato, perché dopo 4 anni e 6 mesi te ne vai in pensione a 60 anni con oltre 1000 euro al mese. Quale italiano può fare una cosa del genere? Non lo so. Ma il vero grande punto è, andare al governo non significa trasformare il movimento tradendo i nostri principi, ma in ragione di quei principi ambire ad essere la prima forza politica del paese. Negli ultimi 5 anni ci hanno dato per morti una volta ogni 6 mesi. Il movimento morirà, morirà, morirà. Oggi siamo più forti di prima e siamo il primo movimento d'Europa. Questo significherà qualcosa. Questo di dare per morti, diciamo, è un vizio giornalistico che in effetti non si perde mai, anche perché poi abbiamo visto anche Berlusconi, no? Finita, finita, invece lo ritroviamo più arzillo che mai. Venendo al tema dei ministri, tornando sempre al tema dei ministri, soltanto un'ultima cosa voglio chiederle. Mi sembrano un po' tutti sinceri democratici, cioè nell'economia sono tutti keynesiani, il che vuol dire intervento dello Stato nella cosa basta pubblica. Basta con l'austerity, iniziamo a fare manovre espansive per mettere risorse pubbliche. E anche un po' investimenti pubblici nel privato, questo diciamo, è un valore, strade, tra virgolette, innovazione di tecnologica. Anche diciamo, ho sbirciato un po' le pagine di Limes della vostra candidata ministra degli esteri, che ad esempio stigmatizza l'assioma migrante uguale terrorista. Diciamo che si è delineata maggiormente la fisionomia del movimento con la scelta di queste persone? Ma io ho scelto persone in questa squadra verso la sinistra, tradizionalmente intesa. Ma più che altro ho scelto persone in questa squadra che portino avanti delle posizioni di buonsenso. Con Andrea Roventini al Ministero dell'Economia smettiamo con questa teoria per cui bisogna tagliare alla sanità, all'istruzione degli italiani, al welfare degli italiani per ridurre il debito pubblico, e poi non si riduce, ma iniziamo a fare gli investimenti per ridurre il debito pubblico. Lo stesso vale per Emanuela Del Re al Ministero degli Esteri, che sa benissimo che dobbiamo andare a livello nazionale, a livello internazionale ed europeo a contrattare con gli altri paesi. Si è pentito per dei tassisti del tema, mare sulle ONG? No, io adesso le spiego su questo, voglio concludere questo discorso. Queste persone qui però non sono di sinistra o di destra, perché il tema vero è che la sinistra, che diceva di essere keynesiana, manovre espansive, ci ha tagliato miliardi di euro alla sanità, ai comuni, agli enti locali, per metterli in un pozzo senza fondo che è il debito pubblico, che non si riesce a ridurre. Cioè qui il tema vero è che non sono più cose di sinistra o di destra, ma cose di buon senso, per una semplice ragione. La sinistra doveva aiutare gli operai, ha abolito l'articolo 18. La destra doveva aiutare le imprese, ha fatto Equitalia e gli studi di settore. È finita l'epoca dei partiti di destra e di sinistra. Adesso dobbiamo prendere le posizioni. E lei l'articolo 18 lo rimetterebbe? Io penso che in questo momento storico, con il 33% di contratti interinali che dura un giorno, dobbiamo ritornare all'idea di superare il Jobs Act. Quindi il Jobs Act non può essere una legge che crea più lavoro, anche perché non ha creato più lavoro, ha creato più contratti, ma allo stesso tempo abbassare il costo del lavoro per gli imprenditori, perché io vengo da una famiglia che ha fatto 30 anni imprese, non ci siamo mai divertiti a licenziare, e tantomeno quando dovevamo assumere avevamo il problema che lo assumevi a 1.300 euro netti al mese un dipendente e ti costava il doppio. Abbassiamo il costo del lavoro, aumentiamo le
le tutele per il lavoratore e permettiamo a questo paese di avere cittadini più tranquilli che si possano fare una famiglia e possano avere una prospettiva di vita a lungo termine. Quindi torniamo a che cosa? La riforma che aveva fatto Fornero del mercato del lavoro? Carità. Lei appena sente Fornero cosa piace? Ma penso pure ai cittadini italiani. Ovviamente non sta a me dirlo, lei lo può dire ovviamente. Torniamo quindi alla riforma che aveva fatto la ministra Fornero o torniamo ancora prima? No, io dico semplicemente che l'impianto del Jobs Act è intervenuto in un momento in cui ha abolito l'articolo 18 per le imprese sopra i 15 dipendenti, perché sotto i 15 dipendenti non c'è mai stato e noi non è che lo vogliamo ripristinare lì, però vogliamo fare in modo che si ridia una tutela a chi ci dipendenti non debba vedere il proprio contratto fatto saltare ogni giorno. Questo è il punto. Io sto sentendo tanti ragazzi che mi chiamano da tutta Italia e mi dicono: ma il TG dice che la disoccupazione giovanile sta calando. Vuoi sono vedere... i dati Istat, però sì, dice sì. Il TG, anzi li possiamo anche rivedere che sono usciti mi ieri. Faccio spiegare questo concetto. Il TG dice che la disoccupazione giovanile sta calando e questi giovani mi dicono: vuoi vedere che sono io incapace a trovarmi un lavoro? Sono io che non sono più in grado di trovarmi un lavoro? È un momento storico in cui i giovani italiani si stanno convincendo del fatto che sono loro degli incapaci, perché quei dati dicono che le cose vanno bene. Però i dati, ma andiamoli a vedere quei dati. Sono contatti quei precari. Quei dati dicono che aumentano i precari, ma soprattutto aumentano i giovani che emigrano e i giovani che finiscono negli inattivi, che non cercano più comunque lavoro. Comunque siamo usciti dalla recessione, questo lo possiamo dire, eravamo almeno 1,7, siamo arrivati a più 1,5. Ci sono due regioni in Italia, Veneto e Lombardia, che trainano gran parte del PIL nazionale. Il resto delle regioni sono ancora al palo, in serie difficoltà, e questa dittatura dell'ottimismo per cui si dice le cose vanno bene sta scoraggiando gli imprenditori, i commercianti italiani di altre regioni fuori da quelle, che mi dicono: vuoi vedere che ho sbagliato io a fare l'impresa, visto che adesso vanno le cose vanno alla grande? Io sono stato a Londra a parlare con gli investitori internazionali, loro mi hanno detto... Se ne è anche parlato molto, sì, di questa sua andata a Londra. Va benissimo, io volevo parlare con le persone che vengono a investire in Italia, mi hanno detto: sì, voi fate più 1,3 di PIL, ma siete gli ultimi, 1,5, siete gli ultimi in Europa dopo la Grecia, e se correte al doppio della velocità a cui state correndo non raggiungete la Grecia. Quindi è sempre relativo, smettiamola, non sto parlando di questa trasmissione o di un TG in particolare. Io non riesco a sopportare la celebrazione di quei dati da parte della politica, quando invece, quando vai tra la gente, le persone non si sentono meglio, non stanno meglio, hanno serie difficoltà ancora. Allora, lei dice non siamo cambiati, qualcuno sostiene invece che su qualcosa avete cambiato idea, segno... Serena, abbiamo voluto fare un po' anche del fact-checking, come si dice in gergo, sulla linea del Movimento 5 Stelle. Abbiamo preso come spunto alcuni punti, vale a dire il rapporto con l'Unione Europea, l'euro, il rapporto sulla politica estera, in particolar modo la Libia. Guardate. La nostra proposta passa per una proposta di legge costituzionale che istituisce un referendum consultivo che chiede agli italiani se vogliano restare in questa moneta unica, in questa unione monetaria, o vogliano individuare nuove strade. E quindi non credo che sia più il momento dell'Italia per uscire dall'euro. Per noi l'Unione Europea non è politica estera, ma è la nostra casa naturale, è l'alveo naturale entro cui l'Italia deve continuare a sviluppare le sue relazioni economiche e politiche. Noi pensiamo che se la Libia è un paese che è stato tenuto insieme da un dittatore, Gheddafi, e oggi si vuole dividere perché ci sono delle lotte di tribù lì in mezzo, lo possa fare. L'obiettivo di un governo di unità nazionale in Libia è importante anche per la questione dei flussi migratori. Siete istituzionalizzati? Quindi è tutto fatto per rassicurare? Io rivendico queste due posizioni perché sono pronunciate in due momenti storici diversi. Cioè, la prima conferenza stampa, la stampa estera, dove avete pure potuto appurare quanti chili si perdono in una campagna elettorale. Anche Salvini ha detto questa cosa, candidare ma per dimagrire. Senza fare le vittime, Di Maio, qualcuno mi candidi, faccio un appello così finalmente dimagrisco. Sta benissimo, non ne ha bisogno, per carità. Per lei è un gentiluomo, andiamo quella avanti. Quella prima conferenza stampa in cui io parlavo dell'euro come una moneta da superare, era in un momento storico in cui avevamo la Germania che era un monolite, Spagna e Portogallo avevano dei governi di maggioranza, c'era ancora il partito tradizionale socialista al potere in Francia. Oggi la Germania non riesce a fare un governo, l'Inghilterra è andata via dall'Europa, la Francia ha Macron e quindi non ha più i partiti tradizionali, Spagna e Portogallo hanno i governi di minoranza. Sono cambiati gli scenari e adesso dico: andiamo ai tavoli europei a ridiscutere i trattati, perché c'è uno spiraglio. 5 anni fa quello spiraglio non c'era. Senta, torniamo al cosiddetto caso Rimborsopoli, bruttissima parola. Allora diciamo questo, che
siete tutti onestissimi, siete i migliori del mondo, eccetera, eccetera. Posto che ce ne sono 14, mi sembra che in qualche sono 14. Sono 8, in realtà sono 8. E perché gli altri 7? Perché che... non erano dei casi, erano dei casi accertati dalle Iene che poi io ho accertato e non erano dei casi che erano suscettibili di espulsione o altro. Ah, e lei si sente di mettere la mano sul fuoco su tutti gli altri, perché il tema, certo, è anche di selezione adesso della... ho fatti i controlli. E perché quindi... non ha fatti prima i controlli? Perché per una semplice ragione, voglio spiegare questa dinamica. Quando siamo arrivati in Parlamento, noi avevamo detto ai cittadini ci tagliamo lo stipendio e l'abbiamo tagliato per 23.400.000 euro a tutti i parlamentari del Movimento, a parte 8 furbi che ho messo fuori, non è che mi sono chiesto quanti voti potessero portare. Però decidemmo di mettere questi soldi non su un fondo nostro, che potevamo gestire, ma su un fondo del Ministero dello Sviluppo Economico, per dire, noi certo. I soldi non li vogliamo maneggiare, anzi con quei soldi abbiamo chiesto allo Sviluppo Economico di far partire 7.800 imprese in Italia che danno lavoro oggi a 18.000 italiani. Solo che la fregatura di mettere i soldi su un fondo che tu non controlli è che è difficile fare i controlli. Quando anche perché poi lì c'era qualcuno che diceva aveva fatto i versamenti e poi dopo non era vero. Questo è stato brutto. Però teniamo presente una cosa, il vero metodo di controllo è stato la trasparenza, perché io obbligavo tutti i parlamentari a caricare i bonifici online. Le Iene, che io ho ringraziato, non le ho attaccate, le ho ringraziate per quell'inchiesta giornalistica, hanno incrociato i dati che noi mettevamo in pubblico con i dati del Ministero e hanno trovato i furbi. Io sono stato contentissimo, perché quando il Movimento qualcuno non rispetta le regole se ne va fuori, non lo facciamo Ministro. Senta, però c'è un altro tema che le dico un nome, Cecconi. Cecconi è fuori? Sì. Allora, però è candidato a Pesaro contro Minniti. Lei cosa si sente di dire a un elettore del Movimento 5 Stelle che deve andare a votare 5 Stelle, legge il nome di Cecconi e sa già che verrà messo fuori dal partito? Che può votare serenamente, perché queste persone sanno che se non rinunciano alla proclamazione io gli farò una causa per danno d'immagine al Movimento 5 Stelle e queste persone non entreranno in Parlamento per quello che mi riguarda, perché chiederemo la rinuncia alla proclamazione. Tra l'altro questa non è una legge che prevede le preferenze, purtroppo, è una legge assurda che tra le tante cose prevede che sia all'uninominale che al plurinominale basta solo barrare il simbolo. Quindi i cittadini barreranno il simbolo del Movimento e sapranno che in Parlamento entreranno soltanto i parlamentari autorizzati dal capo politico. Senta, legami con la Lega di Salvini, stamane lo dice anche Renzi in un'intervista, la vado a prendere perché non la ricordo a memoria, e non date l'Italia alla Lega, eccetera, eccetera, e il tema è appunto un patto, l'Italia rischia grosso, tema un patto 5 Stelle Lega, lei si sente di dire davanti alle telecamere che non ci sarà mai un governo Lega 5 Stelle? Guardi, il governo io l'ho presentato ieri e tra le altre cose, io sono un cittadino del Sud, e vorrei dire a Matteo Salvini che non basta togliere Nord dal simbolo per far dimenticare gli slogan come Vesuvio lavali col fuoco o Etna lavali col fuoco. Quindi io veramente spero di avere i voti dei cittadini italiani domenica per ignorare tutti questi partiti e mandarli all'opposizione. Vediamo Crozza anche per lei. Ah, esatto, l'abbiamo un po' usato Crozza in queste settimane come traccia per entrare nel mirino dei partiti, in particolar modo su un nodo, quello delle mancate rendicontazioni. Maurizio Crozza, da che tempo che fa? La clip alla 16. Comunque è forte Di Battista. In quest'ultima settimana, oltre a dare dei rincoglioniti a tutti, ha anche detto che Berlusconi dovrebbe stare in carcere e che la Boschi è un rifiuto politico. È nervosetto. Scusami Fabio, ma Di Battista non aveva smesso di fare politica per fare il padre? Vabbè, ha detto che non si Non è che il bambino non dorme tantissimo. No, o forse lui è preoccupato per alcuni suoi parlamentari, Fabio, forse è più facile, che facevano solo finta di restituire parte dello stipendio. Cioè facevano i bonifici, pubblicavano la ricevuta sul portale dei 5 Stelle e poi li annullavano entro le 24 ore. Cioè diciamo che era onestà entro la giornata però, perché dopo si trasformava in tasca. Oh. Sia chiaro, non c'è nessuna legge che li obbligava e poi magari anche per loro era un annulla bonifichismo di necessità. Di Maio, allora, nel vostro programma economico, secondo i dati pubblicati da Roberto Perotti su Repubblica, costa 108 miliardi, sono i dati dei fact-checking fatti dai giornali, alcuni li abbiamo fatti anche noi qua nello studio, e non 78 come stimato dal Movimento, cioè mancherebbero 63 miliardi. E Cottarelli, che le prende ad esempio per la spending review, dice che per ridurre il rapporto debito pubblico e PIL di 40 punti in 10 anni, come voi prevedete, ci vorrebbe o un rapido raggiungimento del pareggio di bilancio oppure un tasso di crescita di livello
dai cinesi, 5-6%. Insomma, il vostro libro dei sogni è una realtà virtuale? No, Perotti commette un errore in quel calcolo, ma magari in buona fede, perché calcola il reddito di cittadinanza che vogliamo fare a 30 miliardi di euro, invece costa 14 miliardi di euro. Insieme ad altri calcoli che non condividiamo, perché i nostri centri studi hanno verificato tutt'altro. Io dico questo, noi abbiamo 30 miliardi di euro all'anno da andarci a riprendere domenica, che sono sprechi, privilegi, che possiamo recuperare applicando il piano di Cottarelli. Abbiamo altri 20 miliardi di euro che ci dobbiamo andare a prendere dagli incentivi che si danno a banche, petrolio e carbone in Italia e che vanno superati. E poi voglio raccontarle brevemente in meno storie. Quando sono stato negli Stati Uniti a incontrare i congressmen democratici e repubblicani, stavano portando la tassazione sulle imprese al 15%, ora dimentichiamo un attimo il 15% perché in Italia è al 70%. Io gli ho chiesto da politico europeo, dove li prendete i soldi? E loro mi hanno detto, questa è la domanda che ci fate sempre voi europei. Noi faremo una cosa nei prossimi 4 anni, prenderemo un po' di deficit, abbasseremo le tasse alle imprese, le imprese produrranno di più, l'economia va meglio e ripaghiamo il debito e finanziamo in maniera strutturale la misura. Le sto dicendo che se non dovessero bastare i 30 miliardi di Cottarelli, i 20 miliardi delle detrazioni a petrolio, carbone e banche, vorrà dire che faremo anche un po' di deficit, come sostiene il nostro candidato ministro dell'economia, il professor Andrea Santana. Roventini, del Sant'Anna di Pisa, dicendo che dobbiamo cominciare a fare economia espansiva, soprattutto al sud. Il sud ha bisogno adesso di investimenti in infrastrutture, ferrovie, che faranno ripartire il lavoro e l'edilizia. L'ultimo, 20 secondi, perché il tempo di par condicio è finito, e il primo provvedimento del governo Di Maio. Come ho detto prima, come ho detto ieri, deve essere un provvedimento dedicato ai cittadini. Chi perde il lavoro in Italia ha il diritto di essere formato e reinserito lavorativamente. Quindi il reddito di cittadinanza? Ristrutturiamo i centri per l'impiego e facciamo un reddito di cittadinanza. Grazie a Luigi Di Maio. Mille. In bocca al lupo per gli ultimi brandelli di campagna elettorale, e vi faccio vedere che noi stiamo preparando un reportage in giro per l'Italia che appunto racconta, fra un po' una fotografia, la vedremo dopo il voto, la campagna elettorale, insomma il territorio, e lo stanno facendo i nostri autori, Edoardo Di Lorenzo, Rosa Melucci, e Alfonso Iuliano è stato tra le altre tappe anche a Palma di Montechiaro, lo sa, era un paese Gattopardo, sì. E lì purtroppo la gente non va a votare. Vediamo il servizio.